Quelle che affronteremo oggi sono alcune delle più grandi e complicate domande di tutta la cosmologia moderna. E se ci pensate bene, sono anche tra le domande più complicate e grosse che ci siamo mai fatti come umani. E vi assicuro che alla fine di questo video non avrete le idee più chiare, non avrete tutte le risposte, ma molto probabilmente uscirete con ancora più domande di quante ne avete ora. E in fondo è anche questo il bello dell'astronomia. Però partiamo da un presupposto. Quello che sto per raccontarvi è raccontato in un linguaggio diverso da quello per cui è nato. Mi spiego meglio. I concetti e le teorie cosmologiche sono, per loro natura, spiegate in linguaggio matematico, sono radicate nella matematica. Quindi, quando si fa un'analogia per divulgare questi concetti, in realtà ci si può al massimo avvicinare più o meno al concetto dietro quella teoria, ma non è mai così come sembra nell'analogia, non è mai da prendere letteralmente. Per esempio, quando viene spiegata la relatività, no? E viene detto come lo spazio-tempo è piegato dalla gravità, sempre viene illustrato come una piega di un materiale che viene semplicemente allargato da questo buco. Ma non è esattamente così. È un'illustrazione che serve per dare un'idea. In realtà, l'unico modo per descrivere veramente quello che succede è tramite la matematica. Se vi sembra strano, pensate a questo. Immaginate di descrivere la Divina Commedia non usando le parole del linguaggio letterario, ma usando la matematica e la geometria. Sarebbe forse impossibile, però è per darvi l'idea. Tradurre una cosa in un linguaggio diverso significa spesso tradire quella cosa. Già succede con le traduzioni, figuriamoci quando si passa da un linguaggio ad un altro, che è completamente diverso. Per cui in realtà dovete sempre stare attenti alle divulgazioni, non prendete letteralmente quello che viene detto come realtà, è semplicemente un'analogia per dirvi più o meno di cosa si sta parlando. Quando si parla di cosmologia, questo è molto evidente e negli anni sono stati fatti degli errori, a mio avviso, enormi nel divulgare certi concetti. Per esempio, una delle analogie più famose che viene sempre usata è quella di un puntino che si vede esplodere, quello è il Big Bang. In realtà l'esplosione non ha niente a che fare con quello che è successo. L'esplosione è il tipico effetto che dà molto. Fa molto scena, ma non rende quello che succede realmente. Non c'è stata un'esplosione, non c'è stato un momento in cui questo puntino è esploso e tutte le cose sono andate in tutte le direzioni. Quello che è successo, e quello che viene divulgato molto più spesso, è un'espansione. Ora, il problema è che anche l'espansione nel linguaggio comune viene usato in modo totalmente diverso da quello che realmente si sta intendendo, per cui anche se l'espansione è il termine più usato, secondo me non rende esattamente l'idea. Vi faccio un esempio: se parliamo nel linguaggio comune dell'espansione di una cosa, vi immaginate il movimento di cose. E quando si parla della nascita dell'universo, è più giusto usare una cosa come stiramento. Questo perché non sono le galassie stesse che si allontanano fisicamente, che una si muove in una direzione e l'altra, eccetera, in un'altra direzione. No, è lo spazio-tempo stesso che si sta stirando e quindi le galassie si allontanano. L'analogia più famosa usata sicuramente, che avrete quasi tutti visto, è quella del palloncino, che quindi si immagina l'universo come una membrana due-dimensionale in un palloncino e voi dovreste essere degli esseri bidimensionali su questa superficie e quando gonfio il palloncino si espande e voi vedete tutti gli oggetti intorno a voi espandersi in tutte le direzioni. E in questa analogia ovviamente non viene usata anche per spiegare dove è il centro dell'universo perché se ci pensate solo alla superficie non c'è un punto dove è il centro della superficie. Quindi potete girare per tutta la sfera e non c'è un punto. Questo però, secondo me, non è esattamente il modo migliore di descrivere quello che si intende per Big Bang. Perché porta a pensare che ci sia una dimensione esteriore in cui si espande, porta a pensare che ci sia un centro da qualche parte in mezzo, e porta a tanti fraintendimenti, secondo me.
Anche perché si sta cercando di descrivere un universo tridimensionale partendo da un'analogia bidimensionale. E questo passaggio non è sempre facile. Vi faccio però un'altra analogia che spero possa aiutare a comprendere meglio quello che succede. Immaginate di avere un impasto. Ok? State preparando una pizza, prendete un impasto. Beh, forse non una pizza. Immaginate di avere un impasto con dell'uvetta in mezzo. Ok? Sparsa in maniera omogenea ovunque. Se lo lasciate lievitare, quando si espanderà, quando il materiale dentro l'impasto aumenterà di dimensioni, l'uvetta si allontanerà una dall'altra, va bene? Ma non è che l'uvetta stessa si muove all'interno dell'impasto, è che l'impasto stesso si allarga. Ed è questo che succede nell'universo, non sono le galassie stesse che si allontanano l'una dall'altra, è lo spazio-tempo in mezzo che si sta allargando. Quindi dovete immaginare proprio l'impasto, non immaginatelo però con dei confini precisi, con un centro in una maniera geometrica, immaginate un impasto senza confini, un impasto gigantesco, per la più grande pizza mai fatta. Quindi immaginate questo impasto infinito che si espande e l'uvetta stessa si sta allontanando in tutte le direzioni senza un centro preciso, perché lo spazio-tempo stesso si stira. Vi faccio un'altra analogia, per comprendere cosa succede. Immaginate di avere dei metri a nastro, va bene? Avete 2 metri a nastro, uno ve lo mettete in tasca e l'altro lo prendete e lo portate alla galassia più vicina e fino a qui, ok? E misurate, non so, 10 metri. Tornate 1 miliardo di anni dopo e guardate per vedere la dimensione, cosa è cambiato. E quando guarderete il nastro, vedrete che la misura è sempre di 10 metri. E ora sicuramente vi chiederete, e fate bene. Il punto è che non è il nastro, no, non è che il nastro si è allargato, non è uscito più materiale e quindi le galassie si sono allontanate, quindi serve più nastro per misurare. Quello che noterete è che tirando fuori il nastro che avete tenuto in tasca, la dimensione di 1 centimetro, quindi lo spazio tra una misura e l'altra, tra 1 centimetro, in quel nastro che tenete in tasca è metà, per esempio, mettiamo metà rispetto a quella del nastro da qui alla galassia più vicina, ok? Quindi 1 centimetro sul nastro lì misurerà ora, non so, il doppio rispetto al centimetro che avete tenuto in tasca. Questo è perché non è il nastro che ne è uscito nuovo, il materiale stesso del nastro si è stirato, ok? È lo spazio-tempo che si stira. E quindi le galassie più o meno rimangono in quelle posizioni. Questo ovviamente non per quanto riguarda, escludendo la gravità, ed è per questo che il nastro che avete tenuto in tasca non si è allargato, perché è sottoposto alla gravità. Ovviamente, per esempio, la galassia Andromeda si sta spostando verso di noi e la Via Lattea e l'Andromeda collideranno insieme, ma qui perché c'è di mezzo la gravità. A livello locale, la gravità è molto più influente, molto più forte di quanto è la forza che sta portando all'espansione dell'universo, no? E quindi stiamo parlando delle galassie molto lontane che rispetto a noi si stanno allontanando in tutte le direzioni ed è l'indizio per cui abbiamo capito che l'universo stesso si espande o si stira, questo è il termine che dovrebbe essere usato secondo me. E quindi immaginate che tutto lo spazio-tempo si stira. Ora, quello che abbiamo iniziato a chiederci nella prima domanda è in cosa si espande l'universo. Quindi, immaginate, se vi ho detto che l'impasto è infinito, potreste chiedervi: ma come fa una cosa infinita ad allargarsi, a espandersi, stirarsi e diventare ancora più grande? È infinito, è già tutto, no? Immaginate i numeri, ok? Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5. Ora, immaginate di moltiplicare fino all'infinito. Quindi un'infinità di numeri. Immaginate di moltiplicare ognuno di questi per 2 e quindi avrete 2, 4, 6, 8, 10, eccetera, eccetera, eccetera. Quello che è successo è che avete aumentato la distanza tra i due numeri, ma l'infinito si è espanso, è diventato più grande, ma è sempre infinito. Quindi potete allargare l'infinito restando infinito. Quindi l'universo può essere infinito ed espandersi. Se vi sembra strano, è tutto normale, non vi preoccupate, non state impazzendo. Parliamo invece del centro dell'universo.
Vi verrà spontaneo, se pensate all'esplosione o all'espansione di una cosa, immaginare che c'è un centro. Ma di nuovo è un problema di linguaggio. Il descrivere le cose in maniera normale, quindi in linguaggio comune, come espansione, esplosione, eccetera, porta a pensare ad un punto in cui c'è più cose e poi un punto dove ci sono meno cose, e qui al centro la roba è più calda perché c'è stata l'esplosione e fuori è più fredda, no, perché ci sono meno cose in movimento. Ed è normale pensare così. Il problema è che è totalmente sbagliato. E in questo caso abbiamo una prova. Se l'universo avesse un centro, se ci fosse una zona più concentrata, una zona in cui c'è più roba, allora avremmo visto delle zone, quando guardiamo al cielo, in cui c'è il calore maggiore, in cui ci sono più cose e poi intorno meno cose. Il fatto è che abbiamo una cosa chiamata mappa della radiazione cosmica di fondo, che è la radiazione rimasta nelle prime fasi dopo il Big Bang, quando sono nati i primi atomi. Quindi è rimasta questo fondo radioattivo di quel momento che è ovunque intorno a noi. E la cosa interessante è che è distribuito in maniera omogenea da tutte le parti. Quindi non c'è una zona in cui è più concentrato, è più caldo e poi fuori è più freddo, rarefatto. La radiazione di fondo è distribuita in tutte le parti in maniera uguale. Quindi questo significa che non c'è un centro, non c'è un punto dove poter considerare il centro dell'universo, dove è avvenuto il Big Bang. Il Big Bang è avvenuto in realtà ovunque, in ogni posto. Questo perché tutto l'impasto dell'universo, di questa grandissima pizza all'uvetta, era al centro, non al centro, era tutto quanto in un unico punto ed è rimasto tutto quanto in un unico punto. Semplicemente l'impasto si è stirato, è diventato più grande. È sempre difficile descrivere queste cose senza usare la matematica, però seguitemi in questa pazzia. E l'universo stesso, che è tutto quanto, il centro, quindi il Big Bang, è successo in realtà nel vostro bagno. Per quanto riguarda la matematica, dire che il vostro bagno è il centro dell'universo va benissimo, c'è nessun problema. Qualsiasi punto volete può essere considerato il centro dell'universo, perché il Big Bang è avvenuto ovunque. Tutto quanto era qui, Big Bang, tutto quanto si espande. E lo spazio-tempo in mezzo alle cose che si stira, ok? Quindi non c'è un centro. Allo stesso modo, per l'ultima domanda, non possiamo pensare a dei margini, a dei confini dell'universo. Ora, il punto è che non sappiamo con certezza esattamente se l'universo è finito, infinito, e qui si potrebbero aprire tanti nuovi capitoli, potrei fare video da un'ora da qui alla fine dell'anno e ancora non finire di dibattere su quanto è grande l'universo. Ma per semplificare molto le cose, diciamo che accettate il consiglio da uno studente di filosofia. Il problema è considerare il modo in cui descrivete l'universo. Okay? Non dovete pensare all'universo come qualcosa. Il problema del descrivere l'universo come qualcosa è che un qualcosa, per sua natura, deve essere in un punto qualsiasi, va bene? In un punto, in uno spazio, in un momento. Deve avere delle collocazioni. Un qualcosa deve far parte di qualcosa, deve essere in un contesto, deve essere in un posto, ok? Quindi, ovviamente, se considerate l'universo come qualcosa, verrà spontaneo pensare: ma questo qualcosa dove si trova? In cosa si trova? In cosa si espande? Dovete pensare invece all'universo come tutto, non qualcosa. E quando pensate all'universo come tutto e pensate allo spazio come spazio-tempo, allora vi verrà più facile capire che non può esserci qualcosa fuori, perché qui è tutto. E non solo, non può esserci qualcosa fuori perché non c'è spazio e tempo. È impossibile che ci sia essere, non c'è esistenza senza tempo e spazio. Ok? Quindi non ci può essere qualcosa fuori in cui l'universo si espande. E abbiamo già visto che l'universo può benissimo essere infinito ed espandersi. Okay? Quindi stirarsi. Quindi non c'è un confine, non c'è un centro e l'universo si sta stirando o stiracchiando, come preferite. Più o meno questo è tutto. Spero di avervi
chiarito qualche idea? In realtà spero di no, perché sennò potrei anche chiudere il canale se avete tutte le idee chiare. Comunque, a parte scherzi, queste sono domande per cui sono state scritte librerie intere, quindi non ho la pretesa in un piccolo video di darvi tutte le risposte. Spero solo di avervi dato qualche indicazione su come considerare queste domande, come pensare alla cosmologia, all'universo e a queste domande. Questo è tutto e se avete domande, che spero ci siano, potete farle nei commenti, potete visitare la pagina che trovate il link sotto, The Link to Universe, il sito, trovate il link per Facebook, per GPU. Se vi è piaciuto condividete il video e il canale e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao!